Eccolo, si va domani, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, azzurri nel canale, un altro video insieme. Questo pomeriggio voglio assolutamente addentrarmi in un argomento che, come sempre, non vorrei trattare, ma siccome è successo un qualcosa di veramente clamoroso, cioè la denuncia da parte dell'avvocato Michele Croce, ex presidente di AGEC, dopo la partita Inter-Verona, rivolgendosi proprio alla tenuta, diciamo, fraudolenta da parte dei varisti, degli assistenti. E, insomma, era doveroso dire qualcosa, perché chiaramente quando succedono queste cose vuol dire che c'è parecchio marcio sotto, quindi non può essere soltanto una svista, una polemica, i tifosi piangina. Qui c'è sotto qualcos'altro di molto più grave, quindi andiamo proprio a approfondire questo discorso con, appunto, diciamo, l'articolo, no, riportato, che sancisce appunto quello che l'avvocato ha scritto in questo documento, no? Presentandolo poi al Tribunale di Milano. E poi ovviamente parliamo dei convocabili per Juve Frosinone, fondamentale per andare ai semifinali di Coppa Italia, con dei recuperi molto importanti, tra cui due fondamentali, e poi due cosine su Illing e su Ken. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, andiamo proprio a leggere questo estratto, che è significativo di quello che è successo dopo Inter Verona. Si è sollevato un polverone clamoroso, coinvolti tutti i club, come anche il Milan, la Lazio, la Roma, il Napoli, che non si sono capacitati appunto della condizione di gara e hanno chiesto spiegazioni. E quindi leggiamo proprio: l'avvocato Michele Croce, ex presidente di AGEC, AGSM, ed ex candidato sindaco di Verona, quindi ha a cuore comunque la situazione anche molto complicata della squadra scaligera, ha infatti presentato denuncia al Tribunale di Milano per il reato di frode sportiva contro Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, rispettivamente arbitro VAR e assistente arbitro VAR. La tecnologia, appunto, che assiste o dovrebbe assistere da 5 anni a questa parte gli arbitri in caso di errori sul campo. Continuiamo a ripetere queste cose a iosa da un bel po' di tempo. Appunto, in quel di San Siro durante la gara Inter-Verona, come abbiamo ben ripetuto. La denuncia contro Nasca e Di Vuolo per Inter-Verona è stata fatta da Croce, che era appunto presente allo stadio, quindi ha assistito alla vicenda, insieme ai figli Francesco e Lorenzo di 15 anni, e spiega di aver posto in evidenza la condotta omissiva penale dei due ufficiali di gara, che appunto riveste, diciamo, i connotati, se vogliamo chiamiamoli così, dell'atto fraudolento, in considerazione dei supporti tecnologici avanzati a loro disposizione, che l'hanno sicuramente posti nelle condizioni di percepire l'illecito sopra descritto, ovvero gomitata volontaria di un giocatore ad un altro giocatore che, lontano dalla palla, hanno portato poi a un gol di una squadra risultata poi vincitrice della competizione, quindi avendo truccato fondamentalmente il risultato finale, quindi aver fatto perdere fondamentalmente un punto al Verona, fondamentale anche per la corsa alla salvezza, e aver fatto guadagnare due punti rubati, detto veramente come va detto, all'Inter, che continua nella sua cavalcata da prima in classifica a più due dalla Juve, che fortunatamente continua a fare la sua tabella di marcia, e qui bisogna veramente fare i complimenti a tutti quanti. Ecco, e poi continua rincarando la dose: due ufficiali dovrebbero constatare il fatto, eseguire il cosiddetto on-field review or check, permettendo all'arbitro sul campo di verificare l'azione, sanzionare il comportamento antisportivo e annullare il gol. E poi ovviamente, eventualmente a sua discrezione, dare il rosso, perché quello è un atto veramente indisciplinato. Ecco, nella fattispecie criminosa risulta integrata dal fatto che l'artifizio, cioè la condotta omissiva intenzionale, perché loro non sono intervenuti intenzionalmente nell'azione, quasi come aver fatto finta di non vedere, dei due ufficiali di gara, ha modificato fraudolentemente la realtà, alterando il reale risultato della competizione sportiva. Il gol è stato appunto segnato in fase di recupero al minuto 93, quello di Frattesi, determinando l'esito della gara, della competizione di calcio. Io qui non ho nulla da aggiungere. Tra l'altro, condita anche da questo errore, c'è lo scavetto fatto da Frattesi nella paura che Thomas Henry, che aveva siglato il pareggio, ricordiamolo, potesse fare il gol del pareggio 2-2 in Inter Verona, che sarebbe stato lo stesso risultato dell'ultima volta quando arbitrò l'altro arbitro, che poi è stato sostituito da Fabbri, ovviamente deciso da Rocchi, che è in collaborazione sempre con Gravina, Ceferin e Infantino. Quindi, ragazzi, io non so più come esprimermi, sapete benissimo tutto quanto e le vicende sono sotto gli occhi di tutti. Chi non vuol vedere non vede, ma
non solo la Juventus ha alzato un polverone su questa vicenda, ma tutte le squadre della Serie A. E ripeto, le più colpite ultimamente sono state Verona, ma anche il Napoli. Ricordiamo le vicende clamorose di Napoli-Inter appunto nello 0-3 del Maradona. Quindi insomma ragazzi, io chiudo questo capitolo. Era importante fare questo video e argomentandolo bene, riportando le parole come sono, senza travisare nulla e senza ingigantire le cose. Tant'è che anche nel titolo, e lo faccio anche per alcuni ragazzi che mi hanno chiesto appunto di essere preciso nei titoli, no? Ho detto quello che è la realtà dei fatti, ok? Quello che Michele Croce ha riportato in questi documenti, in questi atti, verso il Tribunale di Milano, sperando che vengano presi dei provvedimenti, che chi ne è finalmente, insomma, faccia il suo lavoro da imparziale PM quale dovrebbe essere, e non solo prende provvedimenti su questa specifica partita, ma su tutto quello che è il discorso relativo all'Inter e al suo eventuale fallimento e all'indice di liquidità che sfora completamente i canoni della FIGC. Ok, per concludere il video, farlo bello carnoso come al solito, ecco, due recuperi fondamentali per la partita di Frosinone. Allora, di Frosinone, Chiesa, che sembrava praticamente out completamente, evidentemente è stato scelto come giocatore cardine per andare a vincere contro il Frosinone all'Allianz. Quindi io penso che l'infortunio è stato anche un po', tra virgolette, messo lì politicamente per evitare di utilizzare un Chiesa che poi rischiava di avere un riacutizzamento dell'infortunio e non esserci neanche per la Coppa Italia, dove abbiamo bisogno del suo supporto, così come abbiamo bisogno di Cambiaso, uno degli uomini più in forma che in questo momento potrebbe fare sia la fascia sinistra a posto di Kostic, sia la fascia destra, ma non deve essere sovraccaricato troppo del lavoro. E quindi ecco, io sono molto contento di rivederli in questa gara cruciale per presentarsi alle semifinali di Coppa Italia da favorita. Io lo dico perché fondamentalmente, essendo secondo in campionato, l'Inter è già stata esclusa da Bologna, io prevedo che la Juve sia favorita. Poi è chiaro che Milan, Roma e Lazio ci daranno filo da torcere ovviamente fino alla fine. Ecco, altra cosa che ci tenevo a sottolineare: Illing è intoccabile, non devono venderlo. Avevo visto già delle cifre che giravano, 20-25 milioni al Tottenham, altre squadre della Premier di bassa classifica, non si tocca. Ma non solo per le prestazioni che ha fatto, il gol all'Atalanta, il gol di ieri sera, ma perché è un giocatore che può sostituire in maniera naturale Kostic, spesse volte fa anche meglio di lui. Allora, tecnicamente sbaglia anche dei passaggi, questo sì, però è un propulsore, è uno che dà spinta, è uno che ha anche il tiro da fuori e ha l'inserimento senza palla, quindi bisogna puntare su di lui e non fare boiate. Invece chi è a rischio veramente di un eventuale prestito è Ken, che è stato messo nel mirino della Fiorentina, che ha bisogno di un centravanti, Beltran segna man qua in là e non ha dei giocatori, a parte Gonzales, che in qualche modo incidano sempre nelle partite. Quindi insomma, vediamo cosa accadrà. Ditemi la vostra, bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Mila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, iscrivetevi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi anche nel gruppo, vi farò avere tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza Juve fino alla fine!